Salve a tutti, editori e lettori, e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi, come ogni mese, facciamo il book haul, questo mese di settembre. Quindi direi di dire bando alle ciance, perché sono tanti volumi acquistati, più che altro manga, tre volumi regalati, e una serie manga letta e un libro letto. Ma iniziamo, come ogni mese, dai libri acquistati. Partiamo dai manga. E i primi manga che voglio mostrarvi sono il volume 12 di Tokyo Ghoul Re, che tra l'altro è ancora in corso in Italia, a ottobre, quindi a breve dovrebbe uscire il volume 13. E ho preso anche, uscito ad agosto, anzi più che ad agosto, cioè l'ho preso a settembre e è uscito ad agosto, e Tokyo Ghoul è l'anime book. Vuol dire che è una raccolta degli storyboard, delle illustrazioni che sono presenti anche nell'anime, e in più ci sono anche le schede dei personaggi e tutte le loro curiosità, insomma. Poi ho preso sempre manga, continuiamo così, poi vi dirò quanto ci passa i libri, i volumi 4, 5, 6, 7 e 10 di Attack on Titan. E Attack on Titan, che è una saga, una serie manga molto famosa, e soprattutto l'anime, io ho iniziato a leggerlo, non è male, però potrebbe essere meglio. Quando finirò, quando il manga sarà finito e avrò letto tutta la serie, ve ne parlerò. Comunque l'anime è molto buono, ma non è questo il video per parlarne. E comunque queste qua sono le copertine. Non so se si vedono bene, ma cerco di non farvi vedere troppi spoiler, insomma. E queste qua. E poi la decima. Forse vi chiederete l'ottavo e il nono. Dopo vedrete. Successivamente ho preso i seguiti di Battle Royale, il numero 2, il numero 3 e il numero 4. Sono 15 in totale, quindi escono ogni mese in Italia la ristampa, quindi piano piano voglio prendere tutti quanti i volumi, anche perché ho letto il romanzo ed è stupendo. Sia questo che Attack on Titan sono pubblicati dalla Planet Manga, mentre Tokyo Ghoul dalla J-Pop. Cambiando genere, passando invece dall'horror a un fantasy più tranquillo, ho qui una saga totalmente originale, anche perché è un manga scritto da un francese, scritto e disegnato da un francese, Tony Valente. La serie manga si chiama Radiant, o Radiant in francese, e ho il primo volume, il secondo e il terzo. Tutti e tre, ho letto il primo e il secondo, sono molto belli, mi ricordano a certi tratti Naruto e anche un po' Harry Potter, poi capirete il perché, se nel caso voleste leggerlo o leggere la trama, ma comunque è una serie manga molto promettente. Infine, concludiamo così con i manga acquistati, ho preso i seguiti di Sankarea, quindi il 2, anche qui il 3 e anche qui il 4. Questo qua mi piace un sacco perché parla di zombie, infatti il protagonista è appassionato di zombie, un ragazzo ossessionato con gli zombie, quindi mi ci ritrovo un pochino. Passando ora ai fantasy, ai romanzi, in particolare fantasy, ho qui due libri. Il primo è la prima versione di Citadel, di cui io ho la versione della Rizzoli, quindi una ristampa e anche una rivisitazione, ecco, perché questo qui è molto più grande di quella della Rizzoli. E comunque, prima edizione del Dario Flaccovio, scritto da Alessio Fiorentino, e vorrei prendere anche il secondo di questa edizione qui, il secondo della Rizzoli e anche la ristampa della Epis Editrice. Quindi voglio fare un po' il collezionista, ecco. Romanzo fantasy tra i più classici, ecco. L'altro romanzo fantasy che ho preso, l'ho preso al Modena Nerd, ringrazio Federico Paccani per avermi fatto anche l'autografo, al mio caro Giuseppe con affetto, quindi grazie mille Paccani. Ed è questo, I segreti di Asgralotto, giusto? Sì. L'isola e gli evoluti, della Acar Edizioni. Romanzo abbastanza lungo, e se non sbaglio si tratta di una duologia, non so se farà il terzo, però comunque c'era anche il suo secondo libro alla Modena Nerd, e sembra un romanzo davvero interessante. E appena lo leggerò, non sarò vecchio, ormai è il mio detto, e vi farò sapere. Sempre fantasy, ma torniamo di tipo 50 anni nel passato, all'incirca. Il Silmarillion di Tolkien. L'ho preso perché avevo già l'Hobbit e il Signore degli Anelli, ma non questo. Così ho completato, diciamo, la trilogia della perfezione. Le origini, l'Hobbit e la conclusione, diciamo così, del Signore degli Anelli. E questo qui so che è molto più complesso, è quasi una Bibbia, quindi lo leggerò con calma
e cercherò di essere il più attento possibile, il più concentrato possibile, e vi dirò, ci proverò almeno a riassumere tutto quanto. Cambiando genere, passiamo al giallo e un po' al thriller. Il primo, il giallo, intendevo La principessa di ghiaccio di Camilla Läckberg, mentre si dica così, della Marsilio, questa qui è un'edizione che ho preso a 9,90 con l'altro libro che vi mostro dopo, ed è la serie dei diritti di Vigelandbach, non so come si dica questa cosa svedese, o non ho idea, insomma, comunque. Sono 10 libri per adesso di questi diritti, e questo qui è il primo scritto e pubblicato. Mentre l'altro libro che ho preso insieme a questo è La paranza dei bambini, il primo libro della trilogia, credo, di Roberto Saviano, con i tempistelli ragazzini di Napoli. E poi, infatti, è un romanzo, il primo romanzo, se non sbaglio, di Saviano, perché gli altri sono saggi romanzati o saggi veri e propri. L'ho preso perché mi incuriosisce anche il discorso della mafia e delle gang, delle baby gang. L'ultimo libro che ho acquistato, cambiamo di nuovo genere, ed è un romanzo di fantascienza, ed è il secondo di una duologia, ovvero Karl DeMarc e il destino divide, o Destiny Divide, di Veronica Roth, pubblicato da Mondadori. Ho preso il primo qualche mese fa, questo qui è il secondo, e devo ancora leggerlo. Tra l'altro devo ancora leggere anche Divergent, o Divergent, e appena avrò i libri a portata di mano, appena avrò il tempo, appena sono un vecchio decrepito, li leggerò e vi farò la recensione, sempre se sarò ancora in vita. Passiamo ora ai libri regalati, anzi ai manga regalati, perché anche qui abbiamo a che fare con i manga, tutti e tre i volumi. Innanzitutto, prima avevo parlato di Attack on Titan, mancavano l'ottavo e il nono, eccoli qua. Questo è il nono e questo è l'ottavo. E mi ha regalati una mia compagna di università, Lisa, che ringrazio tanto, e così mi ha aiutato a completare, anzi a procedere nell'acquisto dei manga. Quindi ripeto, grazie mille. Mentre l'altra serie manga, o meglio il primo volume, mi è stato regalato dai miei amici con cui sono andato al Modena Nerd, perché volevano farmi un regalino giusto per, ed è questo qua, Oremiya. È una riscrittura, un remake di una serie manga che è stata scritta e pubblicata online da questo Hiro, e quindi tutto totalmente nuovo, migliore e magari più divertente, con qualche aggiunta di scenette comiche. Ed è una commedia scolastica, insomma. Questo qui è il primo volume, se non sbaglio sono 10 volumi, 11 volumi, e ve lo consiglio perché l'ho già letto ed è molto divertente. Passando ai libri letti, come ho detto prima, c'è la serie manga di Tokyo Ghoul e un romanzo. Partiamo dalla serie manga. La prima serie, Tokyo Ghoul, e vi mostro i primi due volumi. Tra l'altro ho già messo la recensione, comunque ve li mostro anche qui. E ho dato come voto 10 su 10. Perché credo che questa serie non abbia neanche un buco di trama, e sia abbia dei disegni stupendi, a volte semplici ma molto curati, a volte dei combattimenti frenetici, ma sempre abbastanza comprensibili. Forse una o due volte nel corso del manga risulta difficile comprendere cosa succede. Però in totale è una serie stupenda, ve la consiglio tanto. L'anime vi consiglio la prima stagione, la seconda fa schifo perché non c'entra niente con il manga, totalmente diversa. E appena leggerò la seconda serie, Tokyo Ghoul Re, vi farò sapere. Per quanto riguarda il romanzo che ho letto, si chiama La casa della bellezza di Melba Escobar. Non l'ho qui perché l'ho letto in ebook, e ringrazio la casa editrice Marsilio e milioni di particelle, perché ho fatto la recensione insieme a un review party, quindi in un gruppo di recensori. E La casa della bellezza è un romanzo a cui ho dato voto 8 su 10, perché è un mezzo thriller e un mezzo drammatico, tragico, perché si parla di una morte, però al tempo stesso si parla di una vita distrutta da vari traumi e anche dalla povertà, e di una psicanalista che aiuta questa persona. Per essere più chiari, Karen è una ragazza che è la ragazza che ha avuto dei traumi. La psicanalista si chiama Donna Claire, e la vittima è una ragazzina, si chiama Sabrina, morta in circostanze misteriose, e i suoi genitori vorranno la verità. Pian piano si arriverà a scoprirla, e non vi dico nient'altro. Leggete voi se volete, se non avete già letto. Bene, questo video è finito, spero che vi sia piaciuto, spero che i miei acquisti, per lo più manga, ma anche i romanzi normali, vi siano piaciuti. Se anche voi leggete manga, fatemi sapere cosa ne pensate di Attack on Titan, di Sankarea, di Battle Royale, di Tokyo Ghoul,
oppure dei romanzi di Veronica Roth, di Alessia Fiorentino, eccetera. Io sono sempre qui disponibile a rispondere, a leggere questi commenti e vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a Giuseppe da Jersey Cash.